Ben ritrovati ragazzi, con ciao a tutti da Paolo Inter, ben ritrovati con l'undicesima puntata della carriera del Norwich. Guardiamo la classifica, siamo purtroppo undicesimi a 12 punti, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Guardiamo la classifica dei Queen's Park Rangers, i nostri prossimi avversari sono quarti con 16 punti. Quindi la prossima partita appunto sarà contro la squadra londinese, giochiamo in trasferta a casa loro, quindi possiamo procedere con la partita. La formazione, lascio la stessa formazione, il solito 4-4-2 con gli stessi giocatori della partita precedente. Giochiamo in verde, terza divisa, e la divisa tradizionale dei Queen's Park Rangers. Siamo reduci, se vi siete persi le puntate precedenti, siamo reduci dalla vittoria esterna per 1-0 con il Reading, appunto a Reading, con gol di Pucchi. Partita comunque importante anche questa qui per la classifica, perché siamo molto 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 giù in classifica, e quindi per risalire la classifica bisognerà fare diversi, vincere diverse partite appunto per tornare un po' a galla. Partita comunque questa che si profila comunque un po' difficile, perché comunque è una squadra che milita al quarto posto. Qui dice che noi abbiamo la migliore difesa, ok, però bisogna comunque fare di più davanti, perché davanti siamo un po' leggerini, come si suol dire. Sono reduci da un successo in trasferta, oggi proveranno. Quindi giochiamo a Loftus Road, che è una zona di Londra. Io pronostico un pareggio. Appunto il tempio dei Queen's Park Rangers. E vediamo se riusciamo a vincere questa partita. Si comincia. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Il quarto Granger si gioca con un 4-5-1, noi giochiamo col classico 4-4-2. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso d'opera. No, Luce in avanti. Ad esempio alzando o abbassando i due esterni di centrocampo d'occorrenza. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Rimessa laterale da posizione avanzata. Rimessa laterale per noi. È bel tiro, però murato dal difensore avversario, quindi smorza il tiro, il corpo del giocatore smorza quindi il tiro del...
Norwich in avanti, bel tiro, un altro tiro del Norwich di Legner, però purtroppo impreciso, che si perde, diciamo, poco, sfiora un po' il palo destro, però si è fuori comunque dallo specchio della porta. Hanno spezzato bene la trama qui. Ora Norwich in avanti, bella azione, bel gol di Pucchi che porta in vantaggio, porta in vantaggio 1-0 per noi. Vantaggio direi più che meritato. Da lì non poteva proprio sbagliare. Bella azione, bel filtrante per Pucchi che insacca alla destra del portiere avversario. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ottimo intervento difensivo. Norwich che manovra. Vediamo se riusciamo a raddoppiare, a fare un secondo gol, per almeno per... Intercettano bene il pallone. Un po' posto le cose, invece arriva il pareggio. I sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare. Il loro pareggio purtroppo con West. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match. Il nostro vantaggio è durato poco, siamo già 1-1. Gol che non ci voleva. E dobbiamo ricominciare da capo. Adesso vediamo se riusciamo a riportarci in avanti. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Leitner. Quindi qui in pass Rangers Norwich 1-1. Prova ad aprire verso il compagno. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Passaggio sbagliato, peccato. Ancora loro che manovrano, sono molto pericolose. Infatti le abbiamo concesso prima troppo spazio e infatti abbiamo poi beccato il gol, perché concedendogli poi troppo spazio abbiamo messo in condizione di segnare, quindi ora loro in avanti dalla parata di Krul. Una bella azione, un bel cross, peccato che all'ultimo momento non siamo riusciti ad agganciarlo quel pallone. Schelotto. Ancora Norwich in avanti. Occhio a questo, è troppo lunga. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Buono il recupero, possono ricominciare. Tocco, si ripartirà dalla parte laterale. Si avvicina all'area. Angerranger. Lo ferma ma non controlla. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non la... Conclude così il primo tempo, ormai siamo spettacolo d'emozione, finisce appunto 1-1. Adesso vediamo nel secondo tempo se riusciamo a riportarci in vantaggio, a portare a casa questa partita, perché è molto importante, sarebbe molto importante vincere per la classifica, per rilanciarci dopo la vittoria esterna con Reading. Comincia la seconda frazione di gara. Forza ragazzi, stringiamo i denti, cerchiamo di Hernandez fare un altro gol. Griffiths.
È bel passaggio però anticipato dal difensore dei londinesi. Pallone intercettato senza problemi. Ecco il tiro. Tiro respinto dal difensore. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. La mette in mezzo. Centra in pieno il difensore. Pallone in mezzo, la prende il nostro difensore, la butta fuori, quindi cross per i Queen's Park Rangers. Palla messa in mezzo. Pallone vagante, riusciamo a sbrogliarla questa matassa. Meno male che la pallone ancora loro. Deve essere più attento. Difensore spazza in qualche modo. Cerca la rete, murato dall'intervento del difensore. Purtroppo becchiamo anche il secondo gol, non ci voleva. Non ci voleva questa. Questa è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Ecco colpo di testa che beffa Krull. Il marcatore lo ha perso e lui gol di Freeman. Assoluta libertà. Quindi siamo sotto di due gol, i Queens sono in vantaggio per 2-1. Vediamo se con la forza e l'ispirazione riusciamo almeno a pareggiarla questa partita. Peccato perché avevamo iniziato bene, ce l'avevamo portati in vantaggio, sembrava anzi che potessimo anche raddoppiare, anche farne un altro, ma invece poi ci hanno pensato loro a pareggiare e poi a raddoppiare, quindi purtroppo il risultato un po' bugiardo da quello che si è visto in campo. Ci siamo un po' incartati in difesa. Comunque niente, portiamoci in avanti, vediamo se riusciamo almeno a pervenire al pareggio. Bella occasione, peccato all'ultimo momento l'attaccante viene praticamente, riescono a sbrogliare all'ultimo momento per il rotto della cuffia. Cross per noi, pallone respinto, ha evitato un possibile gol. Leitner, ancora loro in avanti, facciamo attenzione. Può metterla da lì. Qua abbiamo rischiato tantissimo, qui un tiro di poco a lato, stavamo prendendo anche il terzo gol. Situazione per i Queen's Park Rangers, ne facciamo una anche noi. Vuole la scossa e questa sostituzione. Siamo dentro Carroll e togliamo Vrančić. Vediamo se con l'entrata, se con l'entrata di Carroll riusciamo almeno ad agguantare il pari, speriamo. È in posizione da cross. Cross per loro. Bravo qui il difensore che spazza via. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Griffiths, troppo Griffiths è lunga troppo, pallone ancora dei padroni di casa. Nulla di pericolo. Bene così. Carroll, portiamolo avanti questo pallone, vediamo. Tutto può cambiare, è un finale intensissimo. Griffiths indirizza verso il primo palo, la difesa la meglio e allontana il pallone. Difesa riesce a allontanare la palla velenosissima in area di rigore, purtroppo ancora loro in avanti. Rivelarsi decisivo visto che manca ormai poco alla fine. Siamo nel finale, vediamo se riusciamo a concludere qualcosa, meno male che riusciamo a salvare quel pallone.
quel pallone pericoloso in area di rigore. Cross per loro, intanto ha messo dentro Marshall al posto di Buendia, che l'ho visto stanco, e pallone ancora vagante, facciamo attenzione in area di rigore, buttiamolo via quel pallone lì. Spazio per il traversone. Ancora loro, non riusciamo proprio decisamente a uscire. Palla irraggiungibile. Cross troppo lungo, nessuno può arrivare. Riusciamo più a giocare, ragazzi. Non siamo ormai sopraffatti da questa. Questa squadra si conclude così la partita, purtroppo con una sconfitta. Escono dal campo con una sconfitta al termine di un match giocato un po' sottotono rispetto al loro standard abituale. Sconfitta comunque che potevamo evitare, perché comunque come avevamo giocato nella prima parte e nel secondo tempo che siamo stati proprio. Milioni in campo, Buendia 8,8. Classifica purtroppo non migliora, questa sconfitta peggiora le cose. Adesso vediamo chi giocheremo la prossima in campionato, che sarà la decima giornata, la prossima in campionato. Ho un'offerta da parte del Sudafrica, ma non accetto, perché comunque in questo momento voglio dedicarmi ad allenare il Norwich e non accetto comunque il posto da commissario tecnico del Sudafrica. La prossima sarà contro il Wigan Athletic. Giochiamo a Carlo Road, a casa nostra. Partita assolutamente da vincere, dobbiamo vincere per rimediare la sconfitta subita all'Off the Road, in quel di Londra. Non ho fatto nessun cambiamento, ragazzi, gioco con lo stesso 4-4-2 solito, con gli stessi giocatori. Per il momento lascio gli stessi titolari e vediamo se comunque riusciamo a fare bene con questo 11. Torniamo a casa, a Carlo Road, a casa nostra. Siamo a Norwich, un saluto da parte di Piero Gibardo. Sta per avere inizio la sfida tra Norwich e Wigan Athletic. Al di sotto delle aspettative fin qui il rendimento. Troppo la classifica piange, perché siamo sedicesimi in classifica. Erano partiti per centrare la promozione. Gli obiettivi sono ben altri, dobbiamo cercare di fare i punti, perché se no perdiamo il treno delle prime. Quindi bisogna iniziare già da oggi a vincere questa partita, perché dobbiamo raccimolare più punti possibili da qui alla fine. Vediamo come scendono in campo i padroni. Pallone respinto. Il tecnico ha deciso almeno inizialmente. Forza, ragazzi, cerchiamo di modifiche. Un assetto direi neutro che garantisce la giusta copertura in difesa, ma che si rivela buono anche in attacco, magari alzando la posizione degli esterni. Ecco l'11 del Pucchi. Bel tiro di Pucchi, peccato di poco a lato, poteva essere un'occasione. Non è uscita di parecchio, Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Deve essere l'occasione per portarci in avanti, portarci in vantaggio, peccato veramente. Palla filtrante molto interessante qui. Solo in avanti, ecco. Abbiamo subito il gol. Gol del Wigan, proprio di Garner, che segna di testa, prende palo e porta, riesce a insaccare. Leggera deviazione del palo. Hanno aperto le
anche abbastanza fortunato, perché magari poteva anche uscire quel pallone. E niente ragazzi, siamo sotto di un gol, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ma si fa molta fatica a quanto pare. Vediamo il pallone, manovrano loro a centrocampo. Non aprire la scatola difensiva avversaria. Prova ancora in avanti, gran staffilata ancora del Wigan che raddoppia e sigla 2-0. Sono senza parole, non mi aspettavo un secondo gol del Wigan, anzi pensavo, speravo di arrivare al pareggio, invece raddoppiano con un gran gol di Connolly, anche un bel gol tra l'altro, pallone di Krul, comodo. Abbiamo ancora tutta la partita, cerchiamo almeno di reagire in qualche modo, perché così non può andare bene. Pallone per Pucchi che non arriva sarà rimessa all'attaccata. Tocco impreciso, pallone recuperato. Passaggio sbagliato, purtroppo. Ancora loro in attacco. Non scatenate questi qui, veramente. Non... Forza ragazzi, cerchiamo di almeno intanto cominciare a segnare un gol e poi vediamo. Griffiths. Bel passaggio e bella parata anche del portiere avversario che salva il risultato. Qui veramente un po' ci siamo mangiati il gol noi, perché se facevamo un diagonale sicuramente segnavamo, invece altro corner per noi. Occhio al pallone in mezzo, Pucchi, traversa di Pucchi contro i legni. Peccato, questa è anche sfortuna, perché tutto il tempo e lo spazio, se era più bassa entrava. La mira, inquadrare la porta da lì. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio. Forza Norwich, cerchiamo di almeno di riuscire a fare un gol, almeno ancora noi, dai, su. Attenzione, Wigan in avanti, attenzione a quel pallone in aria, il terzo gol del Wigan, proprio, si vede che proprio in una giornata oggi è ancora Garner, doppietta di Garner, quindi brutta botta veramente, perché il gol preso in una maniera proprio da fessacchiotti, perché soprattutto il primo e l'ultimo, il secondo è stato un bel gol, passaggio pericoloso, peccato che non ci arriva l'attaccata. Ancora loro che manovrano, io direi una partita purtroppo che ormai sono 3 minuti di recupero, non ha quasi più niente da dire, perché comunque quanto pare tre gol sono tre gol, difficilmente riusciremo a proverò ma difficilmente riusciremo a recuperare questo passivo. Arbitro che dice che può bastare, primo tempo che si termina il primo tempo con il risultato eclatante di 3-0 per il Wigan, un risultato che era proprio fuori da ogni immaginazione, non c'è non immaginavamo di prendere tre gol in un tempo, quindi ancora loro in avanti, azione molto pericolosa di Wigan, fermata all'ultimo momento, Schelotto, Schelotto sulla fascia,
può servire un compagno. Almeno proviamoci, vediamo se almeno riusciamo ad accorciare la distanza. Ha giocato davvero bene nei primi 45, vedremo se si ripeterà sugli stessi. Occhio al pallone filtrante. Ancora loro, ancora loro, riportano in attacco. Un intervento riusciamo che pare come un gol. Per fortuna riusciamo a... spazio per avanzare, ad annullare la loro azione di contropiede, il passaggio troppo lungo, così non va bene, bisogna fare passaggi più corti, quindi pallone, quindi passaggio completamente sbagliato. Ancora loro in avanti, palla recuperata, azione interrotta, non è controllato da Norwich, ma ragazzi è dura, difficilmente riusciremo a pareggiarla questa partita. Dovremmo trovare almeno subito il gol, ma questo passo verso il centro. La difesa la meglio e allontana il pallone. Non è respinto di nuovo. Spazzato, ma non è finita. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Windass. A metri davanti a sé, attenzione. Ora loro che si rendono pericolosi. La traiettoria verso il centro. Pallone. Facile per Krul, centrale, tiro centrale, molto debole. Buono il recupero, possono ricominciare. Portiamoci in avanti, proviamo almeno a fare il gol della bandiera se ci riusciamo. Pallone in mezzo, bel tiro, però bloccato comunque, tiro molto centrale, bloccato comodamente dal portiere del Wigan. Suma dunque l'azione d'attacco. Peccato perché comunque avevamo iniziato bene e stiamo comunque. Cerca il sostegno dei compagni. Bel passaggio, tiro completamente sballato di Pucchi che si perde nel fondo. Il passaggio era perfetto, purtroppo la finalizzazione è stata completamente errata. Sostituzione per il Wigan Athletic. Si preparano al cambio. Cambiamo anche noi, mettiamo Carlo al posto di Leitner. Quindi un centrocampista per un centrocampista. Andiamo da Matteo Barzagli a Portocampo per sapere quanto resta ancora da giocare. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie per l'aggiornamento Matteo, ovviamente richiamaci se ci saranno novità. La squadra offre che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Ora loro, difficile che possano esserci sorprese. Siamo ormai nel finale della partita, direi che ormai partita che purtroppo finirà così sicuramente. Al limite se riusciamo potremo accorciare le distanze facendo gol della bandiera, ma di questo passo intervento di Krul in mezzo. Purtroppo sei fortunato qualcuno dei nostri, adesso vediamo chi. Fatto male dagli avversari. Il giocatore del Norwich. Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo di rivedere. Palla schizza via dopo il contrasto. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Guarda il movimento in area. Porta in avanti. 2 minuti di recupero. Tutto fatto. Ancora niente, adesso ormai è finita. Sì, si è fatto male Schelotto, cambio Schelotto che si è fatto male, mettiamo...